mancanza della diagnosi tempestiva della porpora trombotica trombocitopenica e anche della collaborazione tra ematologia e pronto soccorso. In questa patologia l'importanza della diagnosi tempestiva è fondamentale per diversi motivi. Primo, la presentazione è spesso subdola, con sintomi specifici e generici che non sempre fanno pensare a questa patologia, che è una patologia rara, quindi non nelle comuni diagnostiche che si fanno. L'intervento precoce è fondamentale e può comportare una guarigione dalla patologia, dalla situazione, con una quasi sempre restituzio ad integrum di tutte le funzioni organiche, mentre al contrario, se si lascia andare troppo avanti la malattia, si arriva in situazioni in cui non è, la situazione non è recuperabile. Prima dell'avvento dei nuovi farmaci, del nuovo farmaco che oggi abbiamo a disposizione, questa era una patologia che comportava circa il 15% di mortalità all'esordio, quindi non è poco, e la mortalità era sempre dovuta a una diagnosi ritardata, ma non per un problema organizzativo o clinico, ma proprio perché i sintomi di presentazione spesso sono subdoli e vengono trascurati anche dal paziente stesso. Quindi non sempre c'era una possibilità concreta di recupero della situazione. Adesso va meglio, primo per diversi motivi, primo perché si è diffusa la conoscenza. Secondo, perché c'è un test di laboratorio che permette una diagnosi di certezza, anche se il test non è completamente diffuso sul territorio. E terzo, anche perché abbiamo nuove armi a disposizione. Quali sono le linee guida della Società Italiana di Ematologia? Per capire bene l'importanza delle linee guida della Società Italiana di Ematologia e in generale bisogna fare una premessa. Ovviamente in letteratura ci sono moltissime linee guida, spesso di tante società scientifiche nazionali e internazionali sui più svariati argomenti, spesso non sono aggiornatissime tutte, spesso qualche volta sono anche in conflitto, quindi bisognava mettere ordine. La legge Bianco-Gelli di qualche anno fa ha messo ordine in questo senso, dicendo che dal punto di vista medico-legale le linee guida di riferimento sono quelle nazionali pubblicate sul sito del Ministero della Sanità nel Programma Nazionale Linee Guida. Chi fa queste linee guida? Lo fanno certe società scientifiche che si siano accreditate e che producano queste linee guida secondo un meccanismo certificato di qualità e che siano in grado anche di aggiornarle continuamente durante gli anni. Ma cosa sono le linee guida? Non sono dei protocolli stretti e obbligatori, ma sono una linea di indirizzo che cui il medico deve comportarsi nell'ambito di problematiche diagnostiche e terapeutiche. In questo senso, la Società Italiana di Ematologia ha fatto un lavoro molto importante, di questo va dato credito alla società e al suo presidente Paolo Corradini, che ha molto lavorato in questo senso. La società ha prodotto diverse linee guida, tra cui una importante sulla porpora trombotica trombocitopenica. E questo è molto importante perché appunto è una patologia rara di diagnosi non sempre facilissima all'esordio e una diagnosi precoce è fondamentale.